Iniziamo il test drive di questa Lancia Y Eco Chic benzina GPL. Tutte le spese sono accese, tutti sono regolarmente spenti, il check ok, ci chiama solo il rifornimento sia di benzina che del gas, che ce n'è poco. Vediamo subito se è ben allineata. Adesso stiamo andando a GPL. Perfettamente allineata anche in frenata. Vettura molto silenziosa, maneggevole, brillante, ottima per la città. Adesso vediamo negli avvallamenti come si comporta. Molto bene gli avvallamenti, gli ammortizzatori hanno frenato al tempo giusto, non ha fatto rumori inusuali. Ottima anche la frenata. Adesso passiamo a benzina, così la proviamo in tutte e due le versioni. Le marce, prima, seconda, terza, quarta e quinta. Anche in scalata, frizione morbida, innesti ben precisi. Auto in ottime condizioni. Dimenticavo, la vettura ha percorso 119.736 km. Vettura accessoriata di vetri elettrici, specchietti elettrici. Qui abbiamo tutto ciò che è comandi al volante, radio. Ah, perché siamo in aux FM. Spostamento delle stazioni. Andiamo in mute. Poi qui abbiamo il menu con reset pneumatici, bagaglio passeggero, service, abbiamo tutte le informazioni. Poi qui abbiamo media per andare tra, togliamo il mute, abbassiamo tutto. Se non c'è il volume non funziona il pulsante menu. Ok, media, aux, che c'è la presa aux e USB qui del BlueMe per collegare apparecchi esterni. Poi abbiamo ventilazione, spostamento dell'aria, temperatura, climatizzazione, pulsante ASR on off. Pulsante City per i parcheggi, che diventa più morbido il volante, il pulsante per passare da benzina a GPL, tutto perfettamente funzionante. Fari e vernice ben lucente, linee perfettamente parallele. Eco chic. Sensori parcheggio posteriori. Tutto pannello rivestito in pelle con comandi dei vetri e specchietti. Volante in pelle con i suoi comandi. Cruscotto. Console centrale.
anche il biscotto è rivestito in pelle. Sedili in ottimo stato. Equipaggiare cerchi in lega, gomme 185-55-15. Anteriore sinistra, ok. Anteriore destra, ok. Posteriore destra, ok. E 6 posteriore sinistra. Aprendo il vano motore, confermo l'integrità della vettura, attacchi originali, nessuna riparazione, motore ben asciutto, in linea con l'anno e il suo chilometraggio, 119.000.